Sono troppi anni che i cremonesi attendono una riqualificazione di Via Giordano per risolvere il problema dell'elevato traffico, destinato peraltro ad aumentare con la costruzione di un nuovo supermercato. Il comune avrebbe prospettato una soluzione con il piano della mobilità sostenibile, fermo da 9 anni. Il comune ha sempre legato il rifacimento, la riqualificazione di Via Giordano al PUMS, che è il piano urbano della mobilità sostenibile. Sono 9 anni che ci dice che dobbiamo aspettare il PUMS per la sua riqualificazione. Non più tardi di 7-8 mesi fa ha detto che finalmente hanno trovato la quadra, insomma sanno cosa dovranno fare, e però adesso sono alla ricerca di finanziamenti, quindi diciamo che dopo 10 anni di amministrazione Galimberti Via Giordano è ancora esattamente come era 10 anni fa, con gli stessi problemi, anzi che il comune ha aumentato con la nuova sperimentazione della rotonda che è qui alle nostre spalle, che non ha portato il beneficio che si aspettava, ma anzi ha portato ancora più code, i mezzi pesanti o i pullman fanno fatica quando arrivano in queste rotonde, poi alle mie spalle si vede anche il nuovo supermercato che dovrà nascere, peggiorerà ulteriormente la situazione. Questa è la realtà dopo 9 anni di annunci e comunicati sulla riqualificazione di Via Giordano. La minoranza sottolinea che di fatto, al di là dei proclami ufficiali, l'amministrazione incentiverà i cittadini ad evitare di percorrere Via Giordano dirottandoli in tangenziale. Si è capito tra le righe, nel senso che quello che vuol fare il comune è disincentivare le persone a passare in Via Giordano, stringendo un po' la carreggiata, mettendo dei nuovi parcheggi, mettendo zone alberate, ma in questo modo anche rendendo più difficoltoso il passaggio. E quindi cosa dovranno fare le persone che oggi usano Via Giordano un po' come tangenziale sud? Dovranno fare tutto il giro della città, quindi triplicando gli spostamenti, aumentando l'inquinamento, e quindi anche questo dimostra come questa giunta che si dice ecologista non farà nient'altro che aumentare ancora di più l'inquinamento all'interno della città.